Iniziamo, benvenuti a tutti e buongiorno. Un saluto alla cittadinanza intera che ha voluto partecipare a questo evento, anche insomma, di un numero non indifferente di persone, proprio perché il momento che stiamo per vivere è un momento importante per la comunità, che segue un momento che abbiamo già consumato ieri in regione, alla presenza del commendator Zoppas, che saluto, e alla presenza del presidente De Filippo, che saluto altrettanto. Oggi in pratica così illustriamo, dopo la ratifica dell'accordo di ieri tra l'Assemblea eletta e la Regione Basilicata, illustriamo il progetto tanto atteso dell'imbottigliamento delle acque minerali del Mercure. Naturalmente, prima di fare una breve riflessione, un saluto, se vuole essere il saluto così, diciamo, ufficiale, prima che parta questo importante investimento, volevo salutare e ringraziare chi ha voluto partecipare quest'oggi, ha voluto testimoniare con la presenza l'importanza di un investimento che appunto ha avuto un iter abbastanza lungo e che gestito negli anni da altri amministratori, da altre amministrazioni, proprio per la presenza che stanno testimoniando qua stamattina, danno rilievo, danno importanza appunto a questo progetto. Naturalmente saluto e ringrazio per la presenza il presidente di Convindustria Venezia e Matteo Zoppas, che è stato anche ieri a Potenza per la ratifica dell'accordo, il presidente di Convindustria Basilicata Michele Somma, che tra l'altro al tavolo dei relatori, ex sindaci che appunto, come dicevo prima, con la presenza testimoniano che la comunità si ritrova attorno a progetti fondamentali, strategici, ci auguriamo, per la stessa comunità, quindi Peppino Peruso che ho visto prima, il sindaco Anastasio, ex sindaco Anastasio, che è stato un po' il pioniere insomma di questa iniziativa insieme all'ex sindaco Antonio Fiore, e non ci sono altri. Diciamo che una buona rappresentanza per la storia della comunità di Vigerello è qua. Così come saluto il Consiglio Comunale tutto, che ha risposto all'invito del sindaco perché appunto fosse celebrato questo momento con tutta la, come dire, l'importanza del caso, e il viceprefetto Luca Rotondi, che ringrazio per essere venuto da Reggio Calabria, dove sta svolgendo adesso il suo compito, perché nell'ultima fase dell'iter, prima che arrivassimo noi, ha seguito appunto le fasi e i dettagli del progetto. Saluto il consigliere provinciale Vincenzo Lipponati, i responsabili della banca del Cilento Giucani che sono qui, Cane Sud, il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo dei Carabinieri di Vigerello, comandante Madormo e il brigadiere Marchino. Credo che non abbia dimenticato qualcuno. Saluto veramente con affetto, con trepidazione, anche con una certa emozione tutti quanti. Benissimo. Allora, ieri vi racconto un po', che sono stato un testimone diretto, abbiamo appunto ratificato questo accordo che praticamente dà il via all'imbottigliamento delle acque minerali, dà il via soprattutto all'inizio dei lavori, ecco, perché prendendo visione del progetto, chiacchierando e poi lo vedremo anche nell'illustrazione che faranno i responsabili della San Benedetto, i lavori inizieranno quasi subito. L'amministrazione comunale e soprattutto tutto lo staff che ha lavorato in questi mesi ha fatto sì che, come dire, si riprendessero questi rapporti, questi colloqui, questo iter burocratico, e lo abbiamo fatto con grande impegno, con grande entusiasmo, come ho detto in certe dichiarazioni alla stampa, proprio perché
sentiamo che nella popolazione c'è questa volontà, c'è questa attesa, l'abbiamo sentito, l'abbiamo, come dire, preso a cuore dal primo giorno dell'insediamento, quindi dallo scorso anno, e abbiamo lavorato alacremente affinché innanzitutto questa amministrazione, che è giovane, che è, come dire, è stata scelta per volontà della popolazione a guidare anche certi processi importanti, e anche l'emozione che ci sto mettendo stamattina testimonia il fatto che alcuni progetti che sono strategici devono anche essere rappresentati, ecco, con un certo timore, un certo, come dire, ecco, apprensione, ecco, per quello che riguarda tutti noi. E allora non era facile, ecco, accreditarsi, non era facile, come dire, dimostrare che esiste, e lo voglio dire anche con un afflato, ecco, territoriale, lasciatemi usare questa espressione, mostrare un sud, come dire, capace, che lavora, che accoglie gli investitori che vengono da lontano con una certa predisposizione positiva e anche volontà in proiezione per, come dire, lavorare per il futuro, perché bisogna incentivare queste iniziative, bisogna valorizzare queste risorse e intercettare progetti che siano funzionali alla stessa comunità e funzionali all'intero territorio, proprio per il valore alto che diamo al tema del lavoro, per il valore alto che diamo al tema del territorio, che sono temi importanti che un'amministrazione deve salvaguardare e deve soprattutto promuovere con il lavoro e con le giuste relazioni da chi viene e che si proietta con noi, si relaziona con noi con professionismo e anche, come dire, con un ampio respiro, come accade per la San Benedetto, che è un'azienda italiana che lavora in tutto il mondo. Il progetto industriale è stato presentato dalla Vigianello, come sapete, Fondi del Pollino, una società controllata al 100% dal gruppo San Benedetto. Lo stabilimento sarà finanziato per una quota dall'investitore privato, per una restante parte, il 30%, perché l'accordo di ieri lo diceva chiaramente, dopo la delibera di giunta regionale, per il 30% appunto dalla regione Basilicata. Anche questo dato lo voglio sottolineare con una certa enfasi, con una certa soddisfazione. Arrivare, ecco, dopo commissariamento, dopo una fase anche di, come dire, confusione amministrativa, naturalmente confusione per prima che si arrivasse e dopo le elezioni, ecco, ad amministrare questo comune, e collaborare affinché le relazioni fossero dirette e soprattutto si caldeggiasse con gran lena, con lavoro, con le giuste parole, perché andasse in porto, ecco, l'ultima tranche di finanziamento, non è stato facile. Lo dobbiamo dire, lo testimonieranno anche loro della San Benedetto, non è stato facile. Grazie ai proficui, alla proficua collaborazione che abbiamo avuto con la Regione, in particolare con il Dipartimento di Attività Produttive, siamo riusciti, come dire, a far credere, ecco, alla stessa Regione in questo investimento importante. E ci prendiamo anche questo piccolo merito. Non è facile investire in tempi di crisi, lo abbiamo sottolineato, non è facile investire nei contesti meridionali per quello che, per la rappresentazione, ahimè, triste che viene data del sud, e però, ecco, la laboriosità del popolo lucano, l'eccezionalità, ecco, anche di certi contesti ancora sani, ancora che riusciamo, ecco, a preservare e a dare una rappresentazione giusta per il grande lavoro che mettiamo nelle nostre cose, nelle nostre attività, è stato un elemento fondamentale per far credere all'investitore che qui si può lavorare e si può ampliare questo discorso nel tempo. Quindi prospettive occupazionali, posti di lavoro veri, sulla base di accordi leali e trasparenti con il nostro investitore, e questo è un dato
credo faccia piacere a tutti, e come dire, sia il segnale anche, di, anche questo di una relazione proficua che abbiamo messo in campo. Così come una serie di attività di supporto a questo investimento, la famosa filiera che deve partire, il cosiddetto indotto, tutte queste cose saranno, come dire, osservate con attenzione e nelle relazioni mi auguro che ci sia, ecco, un sistema di valori anzitutto. Il Presidente Zoppas ieri ha parlato di rispetto, ecco, che la San Benedetto ha per i contesti dove, dove investe, e questo rispetto naturalmente ci auguriamo che ci sia anche nel nostro contesto, e dello stesso che la nostra popolazione, prima che i nostri amministratori, darà all'investitore per superare anche questi timori che vengono percepiti, ecco, nella popolazione, perché appunto una risorsa importante, perché un investimento sorge attorno a una risorsa importante che ha un alto valore fondante, come ho detto pure prima, alle telecamere. Quindi l'artigianato locale, l'edilizia, il sistema dei trasporti, la professionalità, la maestranza, le maestranze locali, soprattutto giovanili, il tema del lavoro che ritorna, devono essere, come dire, salvaguardate insieme al valore dell'acqua. Terzo punto, un ritorno d'immagine per Vigiarello e per il Pollino. Un ritorno d'immagine che ci proietta in una realtà più ampia che quella nazionale, perché il marchio San Benedetto farà veicolare il nome di Vigiarello e del Pollino in tutto il mondo, e quindi questa operazione rappresenta un veicolo comunicativo molto importante che valorizza anche quelle cose che faticosamente, non ci dobbiamo prendere in giro, perché è chiaro che noi stiamo lavorando perché il turismo decolli, ecco, tutte queste cose che faticosamente, tutti questi tasselli, come ho detto pure ieri in regione, che un po' le associazioni, un po' il mondo del volontariato, un po' l'amministrazione locale e gli imprenditori che lavorano appunto su questo tessuto, su questo settore, stanno mettendo in campo, ecco, questi tasselli vengono, come dire, ampliati di riflesso dalla luce della San Benedetto. Da qualche settimana, come sapete tutti, noi siamo entrati anche nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Domani saremo all'Aquila per, diciamo, celebrare anche questo momento di come dire, commemorativo, ecco, di essere entrati in quel circuito, e ecco, anche in quella sede noi sottolineeremo il fatto, come il dottore Zoppas, che la San Benedetto investe a Vigiarello, e quindi i due marchi possono essere spesi per questi motivi che ho detto poc'anzi. Le prospettive per quanto riguarda il tessuto economico sono già allo studio dell'amministrazione comunale di Vigiarello, in sinergia con i vertici della San Benedetto, un piano di sviluppo socio-economico per il nostro territorio all'andere di queste iniziative, e anche di concerto con l'amministrazione regionale. Sapete che tra un po' partirà la programmazione 2014-2020, ecco, una concertazione, perché alcuni spunti, alcune programmazioni, alcuni indirizzi di questa programmazione, come dire, abbiano una ricaduta anche nel nostro territorio. L'adeguamento della strada, per esempio, dal polo delle acque minerali fino alla SP34, sicuramente è un elemento su cui bisogna lavorare, perché sarà funzionale per i trasporti. L'ampliamento della banda larga, perché è un servizio necessario per far veicolare le informazioni, soprattutto alla luce, ecco, di questa importante operazione. Le politiche di sviluppo comprensoriale, che vadano a intercettare le potenzialità anche degli altri comuni, perché, come dire, se dobbiamo veramente ragionare sulla città comprensoria, sull'associazionismo dei comuni, che per il momento lavora solo sulla carta, probabilmente il mordente economico può essere, ecco, un elemento che può ampliare di più e può stimolare di più anche gli altri territori. Così come il sistema di compensazioni e di comportamenti virtuosi per quanto riguarda la salvaguardia del territorio, la riduzione
delle emissioni, come sottolineato in più occasioni il commentatore Zoppas, dell'impatto ambientale. Ecco, tutti questi elementi sono allo studio della nostra amministrazione insieme alla San Benedetto. Quindi, come vedete, questo investimento, al di là delle prospettive occupazionali, rappresenta una sfida importante per il nostro territorio. E lo rappresenta per le cose che ho detto adesso, per tutti questi elementi che devono essere intercettati. E questo, secondo me, rappresenta la più grande sfida, più dei posti di lavoro. Se mi consentite, adesso di dire una grande bestemmia, perché deve essere un investimento in cui crediamo fortemente, sottolineo, sapete delle polemiche che ci sono state, insomma, con gli ambientalisti, deve qualificare, ecco, questo è l'elemento, lo dicevo pure prima alla sorgente con il commentatore Zoppas, deve qualificare questo territorio e questa comunità. Gli investitori privati, come dire, conosciamo le virtù degli investitori privati, abbiamo investimenti non lontani da noi, che sono osteggiati dalla nostra comunità, giustamente, proprio perché non solo non sfruttano le risorse locali, ma le importano per sfruttarle qua e per distruggere il tessuto socio-economico della nostra realtà. Ecco, l'elemento virtuoso che dobbiamo mettere in campo qui a Piggiarello deve essere un chiaro messaggio, è un chiaro segnale che si può credere negli investimenti locali, si può credere nelle risorse, si può lavorare sui beni comuni, non per preservarli, ecco, e mummificarli, che è un'idea affascinante della realtà ma che non porta da nessuna parte, ma si può, ecco, investire per lavorarci su e per preservarli nel contempo. Questo è anche un segnale di modernità ed è un segnale, ecco, di buona amministrazione, come ho già detto ieri. E tra l'altro segnalo anche questa evidenza, metto in evidenza anche questo rapporto, ecco, tra come dire, amministrazione regionale, comunale e San Benedetto, come, ecco, piccolo, modesto, modestissimo esempio di buona amministrazione, soprattutto quando si lavora sui contenuti, come abbiamo fatto in questi mesi. Quindi vorrei concludere con due concetti importanti. Oggi dunque vorremmo non solo celebrare un traguardo, ma porre l'accento su un percorso che guarda con fiducia al domani e a uno sviluppo che non solo promuova il territorio, ma che parta dal territorio, dalla sua storia, dai suoi valori e dalle sue reali risorse. È la sintesi un po' di quello che ho cercato di riassumere a braccio poc'anzi, ed è una sintesi che vado, come dire, trasmetto a voi, soprattutto a voi cittadini. Qualcuno mi ha fatto gli amministratori gli auguri in questi giorni. Noi abbiamo, come dire, preso gli auguri, ma li abbiamo ridati ai cittadini, perché l'augurio va fatto innanzitutto alla comunità. La comunità, perché riceve questo investimento grazie anche al lavoro di chi ci ha preceduto, e lo abbiamo sempre testimoniato, e questo è anche un elemento, ecco, in cui si qualifica la comunità stessa e le amministrazioni di Piggiarello, perché mettono da parte, come dire, le contrapposizioni, mettono da parte passati eccetera, e si ritrovano su grandi concetti e su grandi temi. Lo dimostriamo per esempio nelle battaglie ambientali e lo dimostriamo anche su investimenti fondamentali. Lo abbiamo rimarcato, lo facciamo con grande, come dire, tranquillità anche noi, perché è giusto dare a chi ha lavorato nel passato il grande merito di aver avuto innanzitutto l'intuizione di questa operazione e poi, ecco, di aver intrapreso l'iter. E quindi vogliamo aggiungere, ecco, anche il nostro piccolo, modesto merito. Ho avuto il piacere, concludo, di interloquire tanto con il commentatore Zoppas. I veneti e i lucani sono molto simili perché vengono da una tradizione contadina, lo sapete bene, come dire, lavorano vengono dalla terra, però,
provengono dalla terra, dalle aziende, da un tessuto socio-economico forte. Non a caso il Veneto è stato il motore, ecco, dell'Europa per moltissimi anni, e il Nord-Est in generale, oltre che dell'Italia. E quindi tra contadini ci si intende. Ci si intende, e soprattutto, come il dottor Zoppa, si intende quello che vuole la comunità e quello che cerca la comunità, prima che il sindaco, prima che il sindaco. E ci intendiamo anche sul linguaggio, che è un linguaggio esplicativo, pragmatico. Lucani siamo fattivi, non siamo retorici, non siamo ambulosi, a differenza degli altri meridionali. Siamo molto pratici, molto pragmatici. E ci intendiamo anche sul linguaggio, anche perché, come dire, segnati nel linguaggio nostro dialettale. È vero, noi abbiamo ereditato un uovo, abbiamo ereditato, come dire, qualcosa che era già fatto. Però guardate che quando ci siamo insediati non c'era nulla da dentro. E forse è stata la tenacia, la capacità di relazionarci, anzitutto con loro e poi con l'amministrazione, comunque con l'amministrazione regionale, che quest'uovo si è potuto riempire di contenuti, soprattutto di somme, di soldi, perché si andasse a compimento di questo importante progetto. E poi la coda, come sapete tutti, è sempre la più difficile da spolpare, come diciamo qua. E quindi ecco perché ci fregiamo di questo piccolo, modesto merito. Quindi grazie commendatore, e credo e spero che la comunità l'accolga come lei vuole. Grazie Presidente.